Alberto, ti ringrazio moltissimo di aver accettato questa chiacchierata. Io vorrei farti i complimenti innanzitutto per la modalità con la quale svolgi il tuo lavoro, questo per una questione anche di tipo personale, perché questa tua modalità mi permette di essere, di percepirmi come un soggetto attivo dell'informazione, che è una cosa abbastanza rara, e soprattutto in questa fase storica, no? In quanto il vissuto di partecipazione mi permette di aprire il pensiero e non di chiuderlo, come normalmente invece accade, no? Di fronte all'informazione, e quindi risveglia quello che è il mio pensiero critico, e credo che questo possa accadere alla maggior parte della gente. Quindi per questo io volevo aprire facendoti i complimenti, ti volevo fare i complimenti per il premio che hai ricevuto a giugno all'Ilaria Alpi, il premio ricevuto a Riccione, e per il filmato che hai prodotto insieme a Stefano Maria Bianchi, La mafia è bianca. Dire che quello che hai detto è bellissimo per un giornalista sentirsi dire una cosa del genere. Ti ringrazio io a te, perché è veramente stato esaltante, credo che lo sarà ancora perché l'ho già visto 3 volte questo filmato. Non sto esagerando, perché mi ha dato tantissimi spunti, anche perché essendo io un medico chiaramente mi sono sentita colpita particolarmente, e mi azzarderei anche a dire, e credo di non esagerare, che quello che voi avete raccontato in Sicilia, adesso magari non in maniera così eclatante, però questo sistema, posso definirlo paramafioso, insomma, io lo vivo anche qua da noi, insomma. Ma infatti quello che noi raccontiamo in Sicilia è qualcosa di eclatante, come hai detto tu, di fronte a una situazione che è rappresentata dalla criminalità organizzata, viene chiamata mafia, cosa nostra, ma in altre situazioni, in altre regioni non c'è una situazione di quel tipo. Però quello che raccontiamo è qualcosa che riguarda tutto il paese, cioè su questo non ci piove, anche perché la legge, le leggi che determinano questo sistema riguardano tutte le regioni d'Italia. Quindi La mafia bianca, probabilmente cambiando il titolo, ritoccando il titolo, potresti ambientarlo in Campania, potresti ambientarlo in Lombardia, potresti ambientarlo in Emilia Romagna. Ovviamente in Sicilia tutto è ipertrofico, cioè se gli accreditamenti in Lombardia sono una 60, in Sicilia sono più di 1800. Tu sei medico e sai benissimo di cosa stiamo parlando. Esatto, infatti devo dire che il vissuto mio nel vedere quel filmato e rivederlo e leggere il libro mi ha creato proprio una sensazione di angoscia. Credo che questo tutto sommato vada anche bene, perché vuol dire che il messaggio è arrivato chiaro, è arrivato netto, insomma, quindi i complimenti sono veramente dal profondo del cuore. Io ti volevo chiedere, secondo te che fine ha fatto il giornalismo d'inchiesta? E se davvero l'informazione, in particolare poi quella televisiva, che è quella che poi arriva più immediata perché arriva attraverso l'immagine, ha perso la vocazione del quarto potere? Ma io credo che il giornalismo d'inchiesta da tempo non se la passi bene in Italia. Qualcuno in un saggio ricordava un articolo, una riflessione di Giampaolo Pansa di una 20 d'anni fa, in cui lui stesso si domandava che fine ha fatto l'inchiesta in Italia, elencando le cose che stanno dietro l'inchiesta, cioè ci vuole tempo, ci vuole un giornalista determinato e motivato e documentato, ci vuole un editore che si affida al tuo lavoro e ti dà il tempo per realizzare il tuo lavoro, e ci vuole soprattutto, cosa fondamentale che secondo me è poi il cuore della questione, ci vogliono giornalisti liberi e ci vogliono giornali, testate, liberi. E io credo che questo non ci sia, io credo che in Italia la libertà di espressione non se la passi bene, non ci sia un'informazione libera. E dico una cosa che ormai è diventata una banalità, purtroppo, perché per anni ce lo siamo detti, l'abbiamo visto scritto su alcuni giornali, l'abbiamo intravisto in qualche dibattito politico, solo intravisto, però non si è fatto veramente nulla per contrastare l'annichilimento dell'informazione. Sono responsabili in tanti, ma credo che non si possa parlare di vera democrazia se non c'è un'informazione libera. L'informazione libera in questo paese non c'è. Assolutamente.
Io ho pensato a una cosa, che in effetti ormai l'unica cosa che davvero fa la differenza nella proposizione informativa sia il profitto, no? L'audience in qualche modo. E quindi che non siano tanto i direttori di testata a questo punto a fare le proposte, a fare delle scelte, ma che siano un po' i pubblicitari. O è una sciocchezza che un questo, non hai detto ai lavori percepisci? Questo c'è, ma non è solo questo, secondo me non è il punto più importante. Io facevo parte della squadra di inviati di Chouchat. Chouchat era per i pubblicitari la prima scelta, perché era un programma che faceva audience e gli spazi pubblicitari di quel programma erano i più ambiti e i più costosi. Allora era un programma che si pagava praticamente completamente con gli introiti pubblicitari. Quindi questa, ed è anche una cosa che è stata usata dalla destra, che poi è andata al governo, dicendo che bisognava trovare programmi che avessero anche che portassero soldi nelle casse della televisione pubblica. Chouchat è stato sostituito con un programma, hanno cambiato il conduttore, hanno cambiato il programma, hanno cambiato ovviamente il modo di raccontare le cose, è scomparsa la realtà, e quello è un programma che faceva il 4%, il 5% di ascolti. E i primi ad andarsene, prima dei telespettatori, sono stati pubblicitari. Quindi è anche un po' un errore pensare che l'inchiesta non sia redditizia da quel punto di vista. L'inchiesta è qualcosa che costa in termini di tempo, in termini di soldi. In un paese che ha un sistema informativo sano, in cambio ti dà successo e prestigio. Qui mancano un po' tutte le cose, perché non c'è una testata che investe, spesso le grandi testate non investono più tanto nell'inchiesta, ma per motivi politici soprattutto. E quando invece ci sono giornalisti come Sigfrido Ranucci, che fa un'inchiesta nella televisione pubblica sorprendente, clamorosa, eccezionale, invece di approfittare questo momento di prestigio per una qualsiasi testata, la stessa azienda che ha prodotto in qualche modo quel lavoro di inchiesta, quel lavoro di grande giornalismo, fa finta che non sia avvenuto. Intanto ci sono 1100 televisioni intorno al mondo che chiamano Sigfrido Ranucci e la Rai per mi dai quei 25 minuti di inchiesta sul fosforo bianco. Io ho l'impressione che si sia abbassato il livello culturale in assoluto, no? dal punto di vista politico e conseguentemente dal punto di vista informativo. Questa è una cosa che come ascoltatrice, come usufruitrice del servizio un pochettino mi offende, no? Credo che sia anche comprensibile, perché quando accendi la televisione e segui qualche trasmissione che dovrebbe essere di informazione e ti rendi conto che non ti dà delle informazioni o comunque che utilizza un linguaggio molto povero anche, no? Non sento più coniugare un congiuntivo da che modo. Questa è una cosa che mi dà fastidio, un po' come il gessetto sulla lavagna, no? Tutto sommato ti aspetti dal giornalista che ti dia degli stimoli, no? Un po' come dicevamo all'inizio, che ti faccia sentire partecipe, che ti faccia sentire parte attiva del messaggio che ti vuole dare, quindi che ti dia degli stimoli tali per cui poi quando hai spento la TV magari vai a letto o ti leggi un libro e cominci a pensare. Quello credo che sia giornalismo, no? Quella credo che sia informazione, e non trattare da idioti gli ascoltatori, perché poi noi ascoltatori alla fine, no, cioè ci dispiace se trattati da idioti, no? E quindi quando ci vediamo determinati filmati, determinati documentari come appunto quello che abbiamo visto stasera su Fallujah, oppure il lavoro che avete fatto voi, la mafia bianca, il lavoro che ha fatto Stefano Mencherini su Mare Nostrum, che ho gradito anche altrettanto, insomma a quel punto lì ti senti veramente un ascoltatore degno di essere rispettato, no? Quindi trovo che voi ci rispettiate notevolmente. Parlo del nostro lavoro, della Mafia Bianca, mi chiedo tanto perché non una storia come quella che raccontiamo noi non è stata raccontata dai programmi di approfondimento che ci sono e che stanno sopravvivendo in Rai e su Mediaset. E poi mi chiedo, veramente potrebbe andare in onda la Mafia Bianca in questa televisione, cioè in una televisione che lavora praticamente su commissione politica, perché questo è il fatto,
non è una questione economica, è una questione politica. Sì. Lavora su commissione politica, potrebbe andare in onda un'inchiesta come questa che pone pesanti questioni, per esempio su un governatore in carica per la prima volta in Sicilia, abbiamo un governatore che è sotto processo per mafia, su un partito che è un partito che si chiama UDC, di cui tutti parlano perché pare essere così fondamentale negli equilibri e nelle prossime elezioni. Allora, potrebbe andare in onda, secondo me è difficile che vada in onda, dovrebbe andare in onda, è una storia sulla quale bisognerebbe fare a gara tra giornalisti per avere l'esclusiva di una cosa o di un'intervista o di un'intercettazione o di una fetta di una storia che poi in realtà è tentacolare, che non riguarda, come abbiamo già detto, solo la Sicilia. Invece questo ovviamente non è colpa solo dei giornalisti, perché il giornalista racconta una storia se il suo caporedattore, il suo direttore vuole che questa storia sia raccontata. Sempre in riferimento al lavoro che avete fatto sulla mafia bianca, mi vengono alcune domande. Che cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa nella mafia? Sembra che le stragi siano lontane, no? Questo è stato detto anche stasera durante il seminario. Sembra che gli individui dal look sanguinario, no? Tipo dottor Ina, no? siano stati sostituiti dagli uomini col camice bianco. Io parlo degli uomini con i colletti bianchi, adesso parla con gli uomini col camice bianco. Sempre bianco, sì. Quelli timorati di Dio, gli ex democristiani, mi permetto di citare anche un partito che non esiste più, dicono, no? Quelli moderati. Ma è così, ma anche questo è un luogo comune che non è più diventato, non è più luogo comune, cioè la mafia storicamente è questa cosa qui, non fa rumore, cioè lo stragismo è un momento di crisi, è un momento eccezionale, spettacolare di cosa nostra. La mafia nella sua storia ha sempre vissuto ed è sempre ingrassata a stretto contatto con la politica nel silenzio. Quindi anche quando recentemente, insomma, dopo le stragi si è detto la mafia non fa più rumore, forse è entrata in una fase di declino. Hanno cominciato a dibattere su questo argomento. In realtà la mafia sta benissimo, ma sta proprio bene. E noi ne raccontiamo solo un pezzettino, cioè abbiamo preso la sanità come punto d'incontro devastante tra il potere politico e il potere mafioso, ma per esempio appunto la sanità è una realtà dove la mafia si insinua tranquillamente, dove fa profitto, dove fa grandi profitti, perché la sanità muove tantissimi soldi, milioni e milioni di euro, e lo fa non sporcandosi le mani. A me piace molto una cosa che tra l'altro aveva scritto anche Enrico De Aglio su Diario, che abbiamo anche incontrato, io ho avuto modo di parlarne con lui su questo passaggio, questa metafora che ha usato lui, cioè la mafia che decide a un certo punto di investire sul traffico internazionale di stupefacenti e quindi si rivolge a una clientela che è quella dei tossicodipendenti, che sono un certo tipo di clientela. Poi però potrebbe scoprire di poter investire sulla sanità, specialmente magari sulla dialisi, e quindi puntare su un cliente che è un dializzato, che è molto più affidabile di un tossicodipendente, perché il tossicodipendente, insomma, o smette o magari finisce male e quindi non puoi più contare su di lui. Idealizzato invece ti campa serenamente magari per 30-40 anni e tu la sua dose gliela garantisci 3-4 volte a settimana e non ti sporchi le mani. Che messaggio che passa, se deve passare, dovesse venire fuori qualcosa, comunque tu stai facendo qualcosa di buono, stai investendo nella sanità, non stai investendo nell'eroina. Tu pensi che ci sia un legame tra il reset della politica italiana post Tangentopoli e questo apparente cambiamento ai vertici della mafia? Perché un po' l'ho percepito. Beh, io credo che il cambiamento ai vertici della mafia, se parliamo della mafia di Provenzano, io penso che tra la strategia di Riina e la strategia di Provenzano ci siano chiaramente grossissime differenze. Anche su questo è stato scritto, ma nemmeno troppo, ma insomma pare che Provenzano non fosse
così d'accordo su certe scelte della mafia dei corleonesi. Adesso si parla di inabissamento, no? Di una mafia appunto che si è inabissata, e questa sarebbe la grande strategia di Provenzano. Ripeto, è qualcosa che avveniva anche prima, e io penso che ci siano, perché ci sono i fatti a documentarlo, un chiaro legame tra le scelte dei vertici di Cosa Nostra e gli eventi che hanno un po' scosso la politica nazionale dopo Tangentopoli. Guarda caso le stragi arrivano proprio in quel periodo. Dico solo una cosa: a un certo punto la mafia, quando perde il referente politico storico, cioè la Democrazia Cristiana, già lo ritiene poco affidabile. A un certo punto la mafia di Brusca, di questi personaggi qui che sono quelli che spingono il telecomando che fa saltare in aria Falcone, solo per ricordare una delle cose che hanno fatto, decide di farsi partito da sé. Sembra un'idea folle, no? Ma ci fu questo partito Sicilia Libera che, come dire, vabbè, non abbiamo più un referente politico, ci facciamo un partito noi, così andiamo in Parlamento noi direttamente. Un'idea assolutamente balzana, per certi versi balorda, però ci possiamo ricordare di un'insegna di una sede di Sicilia Libera che una mattina non è più sede di Sicilia Libera, ma è sede di un nuovo partito che si chiama Forza Italia. Infatti è quello che un cittadino comune, ignorante come posso essere io, ha un pochino percepito, no? questo viraggio verso questo nuovo partito senza, mi permetto di dire, ideologie, ecco, di insomma. Non sento che ci sia questo substrato ideologico dietro questo partito, poi ognuno la può pensare come gli pare, siamo in democrazia. Questo dà un po' fastidio ad alcuni rappresentanti anche di una vecchia mafia. Il già citato Giuseppe Guttadauro, che è medico e che appartiene a una lunga storia di mafia, non è una cosa recente la sua, e non è un caso che Provenzano pensi a lui quando deve trovare un sostituto dei fratelli Graviano a capo del mandamento di Brancaccio, che è il mandamento più importante di Palermo. Vuole un medico che tra l'altro non è di Brancaccio ma è di Bagheria, cioè l'enclave di Provenzano, la terra per esempio dove viene fuori, da cui viene fuori questo ingegnere Aiello, che è poi il proprietario di Villa Santa Teresa. E quando io mi sono ascoltato, ma ti parlo di ore e ore di intercettazioni ambientali di casa Guttadauro, ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare nella mentalità del mafioso, perché praticamente lui in questo salotto riceveva tutti, da politici a colleghi di mafia a liberi professionisti, e più volte lui ribadiva questo concetto, che appunto lui è sempre stato democristiano e la sua passione era Buttiglione. Io sono malato di Buttiglione, dice più volte, nel senso che un po' questa cosa che si legge nelle chiacchierate di casa Guttadauro, cioè dell'appoggio che la mafia ha dato a un certo punto a Forza Italia, certi mafiosi non si fidano più tanto di Forza Italia. Ecco, il più tanto è quello che, cioè, mi sembra, sì, che ci stia, cioè, c'è stato un primo viraggio, poi mi sembra che Marcello Dell'Utri, che appena recentemente ha avuto una condanna, sì, per mafia, adesso non se ne parla, e Dell'Utri sta organizzando la prossima campagna elettorale del principale consulente di Berlusconi, anche se è un condannato per mafia, assieme a Previti che è un condannato per corruzione, ma questa è un po' l'anomalia di questo paese. Però sai, c'è anche chi legge in Dell'Utri un po', potrebbe essere quasi un Lima dei tempi nostri, cioè per certi mafiosi non è più possibile affidarsi a certi personaggi. Se prima credevano in loro, adesso magari un po' perché hanno problemi con la giustizia, un po' perché magari non hanno dato tutto quello che avevano promesso di dare, e io dico solo cose che ho sentito con le mie orecchie, e quindi dici: lui ha i suoi problemi, io sono sempre stato democristiano. Per tornare alla tua riflessione sui valori, cioè c'è questo carattere anche molto legato ai valori anche della Chiesa, del mafioso.
mafioso poi adesso non è più, non c'è più l'iconografia del mafioso un po' bifolco con la coppola e con la coppola e no, ma poi quello che mi ha anche colpito tantissimo sono le dichiarazioni della gente, no? Le dichiarazioni della gente di giorno, no? Perché c'è questo però è un aspetto, tu fai riferimento alle persone che intercettate per strada ti dicono ma la mia vita senza la mafia sarebbe peggiore, sì, oppure sì. La mafia è una cosa bella, la mafia è buona, i mafiosi sono dei santi, questo è un aspetto che però non va sottovalutato, secondo me, perché proprio a livello sociale non è detto assolutamente che alcuni assaggi di modernità o di sussistenza o se vuoi anche di rispetto sia più possibile averli da un parastato che è quello mafioso che dallo Stato, quindi questo è gravissimo perché vuol dire che per quelle persone, io un po' questo l'ho letto nelle loro parole, nelle loro reazioni, che è quello proprio di dire vabbè, ma probabilmente la mia vita, cioè io se ho bisogno di soldi per campare me li dà il mafiosetto di turno e lo Stato non c'è, quindi mi chiedo veramente se fossi nato anch'io a Bagheria con quei piccoli centri di campagna dove lo Stato proprio non esiste, che tipo di reazione avrei avuto alla domanda di un giornalistucolo che arriva da Roma a farmi domande. Sì, questa domanda pressante, ma tu non sei siciliano, no? Soprattutto con Stefano, tu non sei siciliano. Perché lui è di Taranto, quindi con me che sono di Modena magari non ci provano nemmeno più di tanto. Con lui ci hanno provato. E un'altra domandina, la nuova mafia di Bernardo Provenzano combina, no, la finanza, la tecnologia con il recupero delle tradizioni, sempre per tornare al discorso delle tradizioni, la mafia legata alle tradizioni, come può tollerare le regole dello Stato e come a tuo avviso considera lo Stato stesso, mi è venuto come il dubbio, lo considera come un'opportunità? Assolutamente, la mafia ci sguazza nello Stato, ci convive e ha bisogno dello Stato, sta allo Stato decidere se farti entrare dalla porta con la chiave che ti ha dato qualche giorno prima o farti entrare dalla finestra o sbatterti la porta in faccia. Sì, io ho l'impressione che gli abbiano dato tutto il mazzo di chiavi in mano, comunque questa è un'impressione mia, non ti voglio coinvolgere, quindi. Secondo te il fatto che la mafia in questi ultimi anni sia stata relativamente silente ha un qualche legame con l'attuale governo? Non si sa. Fammela meglio, prova. In questi anni la mafia è, secondo me, è stata piuttosto silente, è stata un po' di tranquillità, non nessuna strage, sangue, eccetera. Ho capito, e questo l'abbiamo detto. Ho capito la domanda, non volevo fraintendere. Se la mafia non è costretta a fare la voce grossa, vuol dire che o non esiste più, che assolutamente non è così, oppure vuol dire che non ha bisogno di fare la voce grossa, che la situazione attuale, anche ovviamente nei rapporti con la politica, va bene. Mi sembra che sia diventato il sistema mafioso il sistema del buon governo nel nostro paese. E questo è il punto, che è gravissimo, no? Gravosissimo da tollerare per un comune cittadino, dotato di quel minimo di buonsenso. Sono assolutamente d'accordo e rifletterei su un omicidio terribile come quello di Fortunio, per esempio, che è sempre legato, guarda caso, al mondo della sanità. Fortunio era primario del pronto soccorso di Locri, Fortunio aveva una moglie che è direttore generale di quell'ospedale, e Fortunio è stato ammazzato in pieno giorno, il giorno delle primarie in Calabria, cioè, quindi è proprio un omicidio politico. E sono da poco state rese ufficiali le nomine degli amministratori della sanità fatte dall'assessore calabrese ed è successo il casino all'interno dello stesso partito, la Margherita, no? Sono messaggi chiari che devono far riflettere, quindi quello è un po' il fare la voce grossa, non un po', è fare la voce proprio grossa, quella di andare a ammazzare il vicepresidente di una regione in pieno giorno in un momento politico importante come può essere quello delle primarie. Quindi vuol dire che
la mafia lì ha sentito il bisogno di alzare la voce, di fare la voce grossa. Dove non lo fa, come in Sicilia, vuol dire che non ne sente il bisogno. Cioè, ci stiamo muovendo per sillogismi, ma credo che sia abbastanza chiaro. Come ultima domanda, poi ti lascio andare a mangiare perché sarei anche stanco. La mafia di Gutadauro e Provenzano, giusto per fare dei nomi, perché tanto mi sembra giusto poi anche fare, è legata agli schemi della vecchia DC, no? Questo l'abbiamo detto prima, lo ribadirei perché mi sembra piuttosto importante. Non pensi che la transizione berlusconiana, io la vivo un pochettino come un fatto di transizione, questa di questo governo berlusconiano, lo chiamiamo così, no? Ecco, sia stata una sorta di modalità per resettare la DC, non credi che si stia preparando il terreno per recuperare di nuovo il polo del centro? Io sono rimasta molto colpita dal discorso che nel luglio ultimo scorso, quindi non tanti mesi fa, a Roma, al Palato Matica, secondo congresso nazionale dell'UDC, no? Ha fatto il presidente della Camera Casini, insomma, quindi non un uomo qualunque, no? Lo riporto, poi tu lo ricorderai benissimo, però insomma per ricordarlo un po' a tutti. Dobbiamo sì reagire alle strumentalizzazioni e noi lo sappiamo fare. Cuffaro alla presidenza del congresso lo dimostra. Ma non certo. Soffiare l'occhietto. Esatto, tant'è vero che era seduto così lì vicino, no? Si guardavano con quest'aria di complicità. Ma non lasciamo alla sinistra la lotta alla mafia e la questione morale. Ecco, questo l'ho sentito un po' come un pugno allo stomaco. Per me quello è il passaggio, hai proprio preso il passaggio fondamentale. Una casa arriva praticamente alla fine del film. Ed è quello che ti apre il discorso a tutto il paese, perché non è solo una questione siciliana, sarebbe facile dire vabbè ma quelli sono in Sicilia, io vivo in Veneto per dire e chi se ne frega. Esatto. No, attenzione, cioè, quello è un problema che riguarda tutto il paese. La terza carica dello Stato, il Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, bolognese come bolognese la pasta asciutta che mangiamo tra poco, dice la questione morale non dobbiamo, in realtà la questione morale la deve affrontare lui in prima persona, perché l'UDC senza il voto della Sicilia probabilmente non esisterebbe o sarebbe un partito davvero davvero ridicolo. Poi in più c'è una riflessione da politologo, che almeno i politologi fanno spesso, cioè il ruolo fondamentale della Sicilia a livello nazionale per quanto riguarda le elezioni, cioè chi vince in Sicilia ha grandi possibilità di vincere a livello nazionale. La Sicilia è un laboratorio politico, nel bene, nel male soprattutto, è una terra fondamentale per gli equilibri politici del paese. Allora, che la terza carica del paese, nonché compagno di partito di Totò Cuffaro, sotto processo per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, non prenda una posizione sulla questione morale, nel momento in cui non la prende il diretto interessato, la deve prendere qualcun altro, la dovrebbero prendere i suoi compagni di coalizione, non solo i suoi compagni di partito, ma non la prendono. Questo vuol dire che... E nessuno fa una campagna su questo, tornando al discorso dei giornalisti. Questo vuol dire che questo è un paese che sta vivendo una patologia gravissima, perché a chi la lasciamo la questione morale? Ai magistrati? Questo sarebbe un errore clamoroso. I magistrati devono solo dire hai rubato la candela al ristorante, è un reato. Questo è la pena. Bisogna che vedere se sanno cosa significa la moralità, che cos'è la moralità, perché poi delle volte è l'etica, no? Delle volte a me viene quel dubbio, no? Qui stiamo allargando. Però stiamo allargando. Però hai toccato il punto fondamentale. Io ti ringrazio. Casini che guarda Cuffaro. Mi ha colpito veramente tanto. E dopo una settimana, era sempre ovviamente sotto processo, stiamo parlando di quella persona lì, è stato anche premiato con la vice segreteria nazionale del partito. Quindi non solo qualcuno gli ha fatto notare o c'è stato un dibattito interno al partito, cioè, sei sotto processo per mafia, bene, vieni a fare il presidente del congresso nazionale e poi diventi anche vice segretario nazionale. Questo è un po' strano. È un messaggio molto chiaro, è un però paradosso. Mi sembra. È un paradosso. Grazie davvero tantissimo. Grazie, ti auguro buon appetito e grazie a te. Arcoiris, alla tua associazione, a tutti. Ti ringrazio moltissimo. Anche a Paolo. Spero di rivederti presto.